strutturali tra precariato e disoccupazione, vogliono scrivere questa lettera aperta, era da indirizzare a Prai, e l'occasione, anche in virtù del discorso, insomma, pronunciato, un impegno a fare altre iniziative nel 2014, certo, su Taranto. Ci sarà questo impegno? Sicuramente questo impegno c'è da parte della Regione, è un impegno che noi abbiamo posto già in evidenza scegliendo Martina Franca come sede per l'incontro di tutto il Mezzogiorno per Expo 2015, okay. Quindi c'è un'attenzione particolare per l'area tarantina. Expo non voleva città capoluogo, okay, voleva città non capoluogo per sottolineare l'importanza della ruralità e dell'agricoltura. Questo museo è un grandissimo valore, è un grandissimo valore di livello internazionale. Io lo voglio ribadire, dobbiamo esserne consapevoli innanzitutto noi, a partire dai tarantini sino a tutta la popolazione della Regione Puglia, e appropriarsi, riappropriarsi di questo importante museo nella consapevolezza che da questo può ripartire la rinascita di questa città e che questa ha tutte le potenzialità per diventare un grande attrattore culturale di grande respiro. Il progetto è all'altezza, abbiamo ancora altri lavori da fare in piena collaborazione tra Regione e Ministero.